Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si discute di videogiochi in modo non violento. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché proveremo un nuovo format, nuovo in realtà solo per il mio canale perché l'ho rubato spudoratamente da altri content creator americani. Ieri vi ho chiesto di scrivermi su Instagram le vostre opinioni controverse sul mondo dei videogiochi e oggi le leggerò, le condividerò con tutti voi e le commenterò. Sono pronto a qualsiasi cosa, a spunti di riflessioni interessanti, ma anche a frasi pensate soltanto per farmi perdere le staffe. Secondo me ci sarà da divertirsi, sarà una puntata piena di emozioni, ma prima di iniziare ci tenevo innanzitutto a ringraziarvi perché avete partecipato in tantissimi e secondo me ci sono tutti i presupposti per farla diventare una serie fissa qua sul canale. Non prendetevela però male se non comparirete all'interno di questo video, io proverò a rispondere a tutti quanti e magari se il video diventerà troppo lungo metterò poi una versione uncut senza tagli sul Porion. Detto questo, iscrivetevi al canale, raggiungetemi anche su Instagram per partecipare ai prossimi episodi. In descrizione trovate tanti links, tutti quanti da cliccare. Io ho detto tutto, iniziamo! Anzi, litighiamo! Allora, quando dicevo che sono tante risposte, non scherzavo assolutamente perché, ragazzi, avete... vi siete sbizzarriti e mi fa super piacere. Quindi direi di iniziare subito, io mi sposto per agevolare la lettura e partiamo subito con Final Fantasy XVI, non è un Final Fantasy, in realtà vi ho chiesto opinioni controverse, non semplicemente di ribadire l'ovvio scrivendo la verità. Purtroppo è così, ma più che altro ti rigiro la provocazione, dovremmo iniziare a pensare cosa è Final Fantasy, perché evidentemente quelli che noi identifichiamo come Final Fantasy classici iniziano a essere un ricordo sbiadito e ormai sono 10-15 anni che la serie ha preso una direzione completamente diversa e difficilmente si tornerà indietro. Quindi forse dovremmo cambiare noi prospettiva. Kuru Kuru Kurulin ha una trama molto più avvincente del primo Metal Gear Solid. Sicuramente è più facile da seguire, ma il Kojimone nazionale non si tocca. Il graficone per me è una caratteristica sopravvalutata ampiamente. Posso essere d'accordo soltanto in parte, nel senso... la qualità di un gioco non è dettata dal graficone, cioè dalla ricerca al fotorealismo. Però al tempo stesso ci sono contesti in cui una grafica d'impatto ha il suo perché ed ha perfettamente senso e può aumentare di molto la qualità dell'esperienza videoludica. Dipende sempre da quello che si cerca, dipende dal contesto, dipende dal tipo di produzione, però sì, in assoluto non ha senso cercare il fotorealismo. Direi più che altro che una qualità fondamentale da cui non si può prescindere all'interno dell'esperienza videoludica è quella dell'art style, della direzione artistica e di quello che gli autori cercano di raccontare tramite la sfera visiva dell'esperienza. La Wii U era un'ottima console, è stato l'approccio di Nintendo a essere sbagliato. No, non sono d'accordo, perché non ha senso dire che è stato l'approccio di Nintendo a essere sbagliato, è parte integrante di quello che era la console, è cosa ha deciso di farci Nintendo. Io direi più che altro che sì, è una console che ho adorato, ma non è stata un'ottima console. Aveva un ottimo concept, se vogliamo, avanti di 10 anni su quella che poi è stata la direzione del mercato, ma Nintendo ha presentato un progetto sbagliato in tutto, sia nelle caratteristiche hardware, sia nelle tempistiche, sia nel marketing. Ci sono stati tantissimi difetti che non le hanno permesso di esprimere il pieno potenziale e soprattutto l'hanno resa una piattaforma che è, diciamo, tra virgolette, nata morta ed è stata abbandonata con estrema velocità da parte di Nintendo. Però, insomma, se vuoi approfondire sul perché, secondo me, Wii U è stata un fallimento, ma questo non significa che sia stata una brutta console, sul canale trovi un video di qualche annetto fa dove ripercorrevo tutta la sua tragica storia. Mario Odyssey 2 non deve esistere, sulla Switch sarebbe un disastro e su un'altra console deluderebbe. Mamma mia, una visione strapessimistica del futuro di Super Mario. Non vedo perché non dovrebbe esistere un Super Mario Odyssey 2. Direi più che altro che siamo fuori tempo limite, cioè nel senso, adesso è troppo tardi per proporre un seguito diretto, avrebbe avuto senso farlo a qualche anno dalla sua uscita, insomma, per proporre un gioco sostanzialmente identico che però mischiava un po' le carte in tavola, avrebbe avuto senso farci sopra dei DLC. Purtroppo Nintendo ha deciso di non sfruttare questo capitolo, che poi insomma è andato benissimo sia in termini di vendite che di ricezione da parte di critica e pubblico, e quindi direi che adesso diamo spazio a qualcos'altro. Però volendo siamo anche in anticipo rispetto a un Mario Odyssey 2, perché chissà, magari potrebbe esserci un'operazione di nostalgia
fra un 15-20 anni Nintendo ritira fuori questo nome storico, chissà. Però io non direi che a prescindere sarebbe un disastro e sarebbe una delusione, anche perché Mario Galaxy 2 insegna che i seguiti diretti possono funzionare anche all'interno del mondo di Mario. La Nintendo Switch Lite è scomoda da tenere in mano, a lungo. Mi fa male tutto. Concordo, concordo assolutamente. Più che altro, ragazzi, se come me siete dotati delle manone, le palanche, c'è poco da fare, non è la Switch Lite essere scomoda, vi garantisco che anche la Switch normale è un incubo. I Joy-Con singoli io non riesco a tenerli in mano e la console in modalità composta, diciamo, modalità portatile, dopo un po' se sto sdraiato a letto mi stanca proprio, mi fa male tutto quanto, proprio perché non ho gli appigli. Valve in questo ha tirato fuori un design molto più ergonomico con la Steam Deck, perché vedete è bombata dove c'è l'impugnatura, e nonostante sia molto più pesante la console, mi stanca molto di meno giocarci. Quindi spero che Nintendo lavori parecchio sul form factor e sull'impugnatura della sua prossima console, qualora fosse di nuovo una console ibrida. Dragon Quest è meglio di Final Fantasy? Aiuto, aiuto. Sicuramente è più classico, sicuramente se tu avessi detto questa cosa in Giappone probabilmente ti avrebbero detto anche di sì. Posso essere d'accordo se andiamo a vedere la qualità complessiva della serie. Final Fantasy ha avuto un calo qualitativo che Dragon Quest non ha mai sperimentato, però allo stesso tempo, se non altro, la serie di Final Fantasy ha cercato di rinnovarsi nel corso degli anni, fallendo miseramente. Mentre Dragon Quest è Dragon Quest, diciamo, ha un'identità molto più netta, però con tutti i suoi pro e i suoi contro. Non lo so, io però sono molto più affezionato a Final Fantasy, non ci posso fare niente. Se compri un gioco, una collector, ti prego, non la lasciare sigillata, ma giocaci, se sei un gamer. Sono d'accordissimo, ma aggiungo, anzi sono in disaccordo, aggiungo, ma anche se sei un collezionista, il Sealed per me lascia il tempo che trova. Io ormai ho trovato questo perfetto equilibrio tra collezionismo e gamer, e sostanzialmente sì, colleziono perché ho una quantità infinita di roba, però colleziono per giocare, sono pochissimi Sealed che ho in collezione e non li ho ricercati intenzionalmente. Quindi per me l'accumulo per investimento, l'accumulo fine a se stesso non ha valore, ma più che altro se prendo una cosa è perché mi piacerebbe giocarla. Poi non è detto che io lo faccia, però l'intento è quello. Il pad della Wii U è controller più comodo di sempre. No. Non so se ti riferisci al Pro Controller, no, ma dici al pad. Non sono d'accordo, non so... Sarebbe potuto essere molto più scomodo, ma no, non ci siamo. E poi anche perché nella comodità di utilizzo io metto anche fattori che vanno oltre, diciamo, la semplice impugnatura. Per esempio il fatto che appena ti allontani di 2 metri perde la ricezione del segnale, per me è una cosa gravissima. In generale è bello plasticoso, mi dà l'impressione che si possa rompere da un momento all'altro. L'impugnatura è comoda, ma c'è sicuramente di meglio. Super Mario Maker 2 è il miglior gioco online su Switch? Questo è un bello spunto di riflessione. E ti dico sì, è vero, ma lo sai perché? Perché è l'unico dove i contenuti sono generati dagli utenti e non da Nintendo. Nel momento in cui i contenuti sono lasciati a Nintendo, che quindi deve portare avanti nel corso dei mesi la community e assicurarsi che la gente non perda interesse nei confronti di un gioco online, là succede il disastro più totale, lo abbiamo visto con il 99% dei giochi online. Se dovessi fare una triade dei giochi che funzionano online su Switch, metterei Super Mario Maker 2, Smash Ultimate e Mario Kart, con il solo problema che, a parte Mario Kart, che è l'unico che mi sembra funzionare abbastanza decentemente, gli altri, nel momento in cui vai a fare dei match PvP, succedono dei casini inenarrabili per quanto riguarda la qualità delle connessioni. Quindi sì, però è un po' una paraculata, ecco. La portatilità offerta da Nintendo Switch è meglio di graficoni, prestazioni, FPS e fuffa varia. Viva a giocare in comodità? Allora, sì, però secondo me è un punto di vista un po' limitato. E questo l'ho iniziato ad apprezzare soprattutto con la Steam Deck. Perché non puntare a entrambi? Io comunque di base
preferisco la portabilità e in molti casi ho giocato con versioni che sono dei downgrade rispetto alle piattaforme fisse, però a questo punto sono passati anche 5, no, anche più di 5 anni dalla messa in commercio di questa console, che è stata un'idea rivoluzionaria. Perché no? Sì, con la prossima generazione non vogliamo rivoluzionare, però aggiustiamo il tiro, cioè tiriamo fuori qualcosa come ha fatto Valve, che sappia bilanciarsi tra prestazioni e costo e insomma 10.000 fattori, però non è che bisogna per forza rinunciare alle prestazioni, anche perché ci sono dei tipi di giochi dove FPS e chiarezza di quello che sta succedendo a schermo hanno la loro importanza, quindi non è soltanto un vezzo, ma a volte è parte integrante dell'esperienza. Mario Galaxy 2 è praticamente un level expansion pack dell'1, ma spacciato per sequel vero e proprio. Ma questa cosa è cattivissima, perché? No, non è vero, non è vero. Chiaramente è nato in quel modo, però ci hanno messo tanto contenuto, ci sono tante cose che hanno permesso al titolo di guadagnarsi il 2 dopo il nome iniziale. Certo, è meno rivoluzionario rispetto a un Galaxy, si basa su quelle premesse, però dai, hanno messo tanta carne al fuoco e secondo me ci sta anche preferirlo, non è così assurdo. Sei stato spietato, il Chewbacca. Fire Emblem è una delle saghe del mondo videoludico più sottovalutate, non sono assolutamente d'accordo, è semplicemente una delle più ignorate in assoluto, però tutti quelli che ci hanno giocato, tutti quanti quelli che la conoscono, dicono che è un capolavoro, e il problema è che rimane comunque un genere di nicchia, quindi io non direi che è sottovalutata, direi che all'interno della sua niche, della sua nicchia, è straapprezzata, però rimarrà sempre un titolo molto di nicchia. E poi comunque ultimamente ci ha avuto anche la sua esposizione. Super Mario Odyssey espande sopra Breath of the Wild, che resta comunque un giocone, eh? Allora, io questo non l'ho mai nascosto, cioè se dovessi scegliere tra Odyssey e Breath of the Wild, sceglierei Odyssey, però siamo su due livelli completamente diversi. Cioè, se vai a prendere l'importanza del titolo all'interno del panorama videoludico, vince a mani basse Breath of the Wild. Smash Brawl è meglio di Melee. Ma tu sei un pazzo, te sei un folle, te non sai quello che stai dicendo. Ti sei chiaramente nato con la Wii e non, cioè, l'hai giocato dopo Melee, perché effettivamente Melee è invecchiato male, però Brawl per me fu una delle più grandi delusioni e adesso lo sto rivalutando, perché poi aveva tante cose interessanti, tante cose che funzionavano, però nonostante l'upgrade tecnico che apportò all'interno della serie, la magia di Melee fu qualcosa di assurdo, anche perché tra Smash 64 e Melee si passava proprio dal giorno alla notte, o dalla notte al giorno, non lo so, comunque c'era un cambio di luminosità, mentre Brawl in teoria doveva essere un gioco che perfezionava ed espandeva tutto quello che si era visto prima. Però purtroppo, se poi, cioè, superato l'entusiasmo iniziale, a un certo punto ti rendevi conto che purtroppo le cose non erano così, e su molti fattori, soprattutto poi se vediamo il gioco competitivo, Melee rimaneva una spanna sopra. Rimane comunque un giocone, ma quello che hai detto è una follia. Bello Tears of the Kingdom, ma mi sembra uguale a Breath of the Wild. Questa non è una unpopular opinion, è in realtà un'opinione condivisa da tantissime persone. Secondo me non è condivisibile, ma più che altro, cioè, mi domando, ma che vi aspettavate? È il seguito di Breath of the Wild e quindi è molto simile. Però partendo da quelle basi, partendo da quella stessa mappa, ci hanno lavorato sopra 6 anni con una pandemia in mezzo, no, 6 anni no, 4-5 anni, c'è stata una pandemia in mezzo. Vediamo quello che hanno tirato fuori, quello che hanno mostrato fino ad ora è esattamente quello che mi aspettavo. Mi dispiace dirlo, ma se avevate altre aspettative di quello che era stato annunciato come il seguito diretto di Breath of the Wild, è più un problema vostro. Però mi fa ridere che l'account si chiami Recensioni Brutte, perché effettivamente condensa il parere il parere su quanto visto fino ad ora in due righe lapidarie e crudeli. I dungeon cervellotici di Zelda sono la peggior parte del gioco, le guide sono spesso necessarie. In realtà ti direi che Zelda era cervellotico a prescindere, anche prima dei dungeon, soprattutto se vedi gli episodi fino a Majora's Mask sostanzialmente. Quindi è proprio una concezione di game design che
pesca a piene mani da un'era che non esiste più, e capisco che adesso, oggi, andare indietro sia veramente difficile per riscoprire questi capolavori del passato. Capisco, ti assicuro che anche all'epoca si utilizzavano le guide, però c'era meno, non era un così grande stigma, perché i giochi erano proprio pensati per farti bloccare, per non farti capire come proseguire, e in teoria ti spronavano o a comprare la guida strategica oppure a confrontarti con le altre persone per trovare una soluzione insieme. Oggi questo si è tradotto nell'andare a vedere walkthrough su internet, però più o meno siamo sempre lì. Però di base i dungeon cervellotti, veramente veramente cervellotici, mi viene in mente uno di Ocarina of Time, il Water Temple, il resto più o meno è tutto fattibile. Il problema era molto spesso era arrivarci ai dungeon. Il giocatore medio è sempre meno cosciente del medium, al netto dell'incremento delle informazioni. Non sono d'accordo, perché che vuol dire giocatore medio? Perché se andiamo a fare la media dei giocatori, probabilmente tipo il 90% del mercato videoludico è condensato nel mondo Battle Royale free to play e mobile game free to play. Quindi secondo me c'è un po' di percezione sbagliata di quello che è il nostro ambiente di super appassionati, e ad oggi i super appassionati sono, penso, veramente l'1% della popolazione videoludica, ma allo stesso tempo sono tutti quanti strainformati. Che poi, nonostante questo, agiscano faziosamente, questo è un altro discorso. Però secondo me c'è molta più consapevolezza. Però pure noi da piccoli non è che eravamo informati. La stampa specializzata sembra aver smesso di appassionarsi. Più che altro, secondo me, la funzione che svolgeva la stampa specializzata oggi è stata completamente stravolta e viene occupata da quelli che sono gli influencers. Poi su diversi livelli, sia quello, diciamo, che dà informazioni un po' più generalista, sia quello che fa approfondimenti super specifici, sia quello che fa semplicemente gameplay, eccetera, eccetera. È quello, è che purtroppo la carta stampata non è riuscita a stare al passo con internet, e le vecchie redazioni, in ambito videoludico parlo, quando sono riuscite comunque a creare un corrispettivo di quello che prima esisteva soltanto sul cartaceo, a un certo punto si sono trovate in crisi, perché quel tipo di comunicazione istituzionale, soprattutto poi nel mondo dei videogiochi, almeno in Italia, lascia il tempo che trova. Ma adesso funziona molto di più il culto della personalità, funziona molto di più l'esperienza personale, quello che cerca la gente, e non cerca la serietà e la professionalità del giornalista inteso come uno che semplicemente riporta le notizie. Si cerca una cosa diversa, a mio avviso. Xenoblade Chronicles sopravvalutato. Non apprezzo molto il combat system. Questa è una cosa assurda, perché in realtà il combat system del primo fu la cosa più bella che poteva accadere al mondo dei JRPG. Però non è la prima volta che sento questa opinione, e devo dire che mi rende un po' triste, un po' arrabbiato. Però, cioè, se tu l'avessi detto di Xenoblade Chronicles 2, ti avrei dato anche ragione. Purtroppo, però, hai sbagliato numerazione. Gaetano scatenato. Nintendo è oggettivamente il miglior produttore di videogiochi, con buona pace dei concorrenti. Oddio, non lo so. Questo è difficile. C'ha ovviamente un catalogo alle spalle pazzesco. C'ha dei creativi nelle sue fila che sono assurdi, e soprattutto c'è un approccio al game design che evidentemente dà uno stacco a tutti gli altri. Però negli ultimi anni ci sono tante aziende grosse che si stanno comportando benissimo. Ci pensavo oggi, giocando a remake di Resident Evil 4, Capcom, nonostante tutte le nefandezze di 10-15 anni fa, ma anche di più, cioè negli ultimi anni, che gli vuoi dire a Capcom? Veramente è uno dei publisher sviluppatori top tier. Veramente tanta roba. Nintendo sempre nel cuore, però non so se ha senso fare proprio una classifica tra tutti quanti. La saga di Uncharted non è poi tutto sto granché. Carina come un film della domenica pomeriggio. Non sono assolutamente d'accordo, perché secondo me, impostando così la questione, screditi la funzione dei film della domenica pomeriggio. C'è bisogno di tutti i tipi di intrattenimento, e non si può vivere soltanto di capolavori assoluti, ma c'è anche bisogno di film d'azione, di film della domenica, come li definisci te. Dipende sempre da quello che si cerca, e in più, secondo me, Uncharted ha dei meriti che non vanno assolutamente sottovalutati. È chiaramente una serie invecchiata malissimo, soprattutto i primi tre capitoli,
però ha portato quella concezione di cinematograficità e di sequenze interattive che adesso sono predominanti nel panorama dei AAA. Ecco, secondo me bisognerebbe ragionare, fermarsi un attimo e ragionare su quanto alla fine Uncharted sia stato molto più influente di The Last of Us. Questa è una bella provocazione, anche perché senza Uncharted The Last of Us non sarebbe mai esistito. E poi dai, il quarto è proprio un bel capitolo. Gaetano sempre: stiamo vivendo la migliore epoca per il gaming, e lo dico da nostalgico. Allora, guarda, sì, sicuramente a livello di qualità della vita del videogioco ci sta tantissimo. Si trova di tutto, si trova facilmente, si riesce anche a spendere poco se si sta abbastanza attenti. Quello che dico però, secondo me, ci sono due cose che non torneranno mai più e che sono un po' un downgrade rispetto al passato. La prima è il fatto che non sperimenteremo mai più i giochi come lo facevamo 15-20 anni fa. E quindi non è tanto un difetto obiettivo di questo periodo storico, ma quanto piuttosto del fatto che invidio quelli che sono giovani oggi e si approcciano al videogioco, che ne so, giocando Breath of the Wild come primo Zelda, giocando, non lo so, il remake di Resident Evil 4. Insomma, sono esperienze che invidio nel non poterle vivere da ragazzo super ricettivo. E dall'altra parte, noi abbiamo vissuto proprio in quel momento di super attenzione, di super passione, e proprio quel momento in cui ti relazioni alle cose in modo straentusiastico e con gli occhi del bambino, appunto. Abbiamo vissuto un periodo di passaggio che era un po' l'infanzia videoludica e che quindi, o diciamo l'adolescenza videoludica, e che quindi era un periodo dove, cioè, uscivano capolavori su capolavori, non esistevano i difetti sostanzialmente, e in più nascevano i generi. Oggi è difficile pensare che nasca un nuovo genere, invece negli anni 90 a un certo punto arrivavano gli action in terza persona, arrivava i JRPG a turni con i fondali pre-renderizzati, cioè c'erano delle cose nuove. Adesso probabilmente ho preso due generi più stupidi in assoluto, però insomma capitemi, pure il passaggio dal 2D al 3D, ma una cosa del genere difficilmente si potrà rivivere, non solo a livello di emozioni personali, ma proprio a livello di impatto culturale. Quindi quello secondo me è un downgrade rispetto al passato. Red Dead Redemption 2 è sopravvalutato, ma secondo me lo sai che in realtà c'è avuto molto meno impatto di quello che ci si aspettava, perché alla fine, se devo pensare ai giochi iconici di Rockstar, Red Dead Redemption 2 se lo sono dimenticato tutti quanti. Tu oggi senti ancora parlare di Red Dead Redemption 2? Per me, nella mia testa, rimane più iconico il primo. GTA 5 ha spaccato il mondo videoludico. Red Dead Redemption 2 sembra una parentesi che giustamente su un momento ha entusiasmato tutti, ma che poi adesso non è che viene ricordato proprio in tutte le occasioni. Secondo me non è né sopravvalutato né sottovalutato. Odio i giochi a turni, però gioco a Pokémon. E questa è praticamente il condensare l'essenza del fan Pokémon in una sola frase. Probabilmente amare ciò che si odia, comprare comunque quello che ti fa schifo e trovare questo godimento perverso nello sperimentare una saga che parte da dei presupposti che danno fastidio a tutti quanti. La battaglia palloncini Mario Kart DS è il miglior Battle Royale di sempre. Guarda, quello per DS non l'ho sperimentato così tanto, però mi ricordo che era rivoluzionario a modo suo rivoluzionario a modo suo per introdurre l'online play tra varie console, anche di prossimità, no? Però ti dico, cioè, la cosa che proprio mi sorprende è il fatto che adesso l'online di Mario Kart sia tutto concentrato non tanto sulle battaglie, ma sul racing duro e puro. Per me è stranissimo, perché per me il multiplayer di Mario Kart è lo split screen di Mario Kart su Super Nintendo, dove ci si tira i gusci di tartaruga. Breath of the Wild, più che sopravvalutato, è deludente come l'open world vuoto qual è. Sono assolutamente in disaccordo. Ti dico che in realtà la cosa assurda è che è proprio un capolavoro, perché nonostante sia un open world vuoto, è proprio il senso di esplorazione e di scoperta a farla da padrone ed essere poi l'aspetto più interessante, è quello che ti rimane dentro. Detto questo, è un capolavoro, ha tantissimi difetti, e molto presto, lo ribadisco anche in questo video, farò un video col titolo Super Clickbait, proprio per far incazzare tutti quanti, perché abbiamo scoperto che appena scrivi delusione nel titolo la gente impazzisce,
dove andremo ad affrontare quali sono, secondo me, i difetti di Breath of the Wild e come Tears of the Kingdom potrebbe migliorarlo. Però definirlo un open world vuoto è corretto, ma stai sbagliando, cioè non stai centrando il punto. Sbaglio, nessuno si caga Re 4 Remake. Allora, Kirby Ombrellino, dipende sempre dal tuo circolo di conoscenze, perché ho appena letto una notizia dove c'è scritto che ha venduto 3 milioni di copie in 2 giorni, ne parlano tutti quanti, è uno dei titoli con i voti più alti dell'anno, è una figata, però ovviamente stai su un canale dei Nintendari e questo è quello che passa al convento. Però ti assicuro che sta facendo molto rumore come remake. Soprattutto il fatto che piaccia a tutti quanti è veramente un risultato assurdo, considerando che era uno dei remake più rischiosi del mondo. Oh, e visto che ci siete, andate a recuperare la retrospettiva che ho fatto su Resident Evil 4, perché quella non se la sta cagando nessuno ed è un vero crimine. EA non sa dove andare a parare con Need for Speed da almeno 15 anni. Ogni capitolo è un colpo al cuore. Guarda, non sono così appassionato della saga di Need for Speed, però sì, è una di quelle cose che si è persa completamente per strada. Però se devo essere sincero, io sono più team Burnout e spero in un ritorno non degli open world di macchine, perché a me non mi frega niente, voglio fare i chioppi, gli scontri su Burnout e distruggere le macchine. Ormai Nintendo non si impegna più verso i videogiocatori, da qui a 5 anni vorrebbe finire la Nintendo Diffidence, parere troppo estremista, non morirà mai Nintendo, non è morta con la Wii U, non è morta con il Virtual Boy, non morirà di certo adesso, non alienerà mai la sua fanbase, perché è una cosa culturalmente troppo radicata nell'immaginario collettivo, quindi... Per quanti ne possiamo dire, per quanti ne possiamo tirare, sappiamo benissimo che quello che è scritto non accadrà mai. Bethesda è un'azienda sopravvalutata e tutti i suoi giochi sono imbarazzanti. Imbarazzanti come sinonimo di ambiziosi. Cioè, io sono anche d'accordo, ma più che altro non sono un tipo da Oblivion, Skyrim, eccetera eccetera, però produzioni come Fallout le apprezzo tantissimo. Diciamo, va apprezzato lo sforzo che mettono nel creare dei mondi virtualmente infiniti, che poi non sono i classici MMO, ma sono proprio dei mondi stracomplessi, stratificati, eccetera, eccetera. Certo, poi la storia ci insegna che i giochi non li sanno fare, nel senso non li sanno ottimizzare. Quindi capisco il punto di vista, però... Anche meno. Cioè, posso capire anche chi adora questo tipo di giochi. Se riesci ad andare oltre i difetti evidenti, sicuramente ti riesci a divertire per decine e decine, se non centinaia di ore. Mario Odyssey è molto sopravvalutato, boss ripetitivi e noiosi e troppo corto. No, non sono assolutamente d'accordo. La critica ai boss ci può stare, ci sta un po' un riciclone, però ci sono anche delle idee molto, molto fighe. L'ho trovato della lunghezza giustissima e soprattutto è un bel collectathon con un sacco di roba da prendere, forse anche troppa, certe cose l'avrebbero potute togliere. E io mi sono divertito tantissimo a completarlo al 100% e non so, a questo punto voglio sapere qual è un collectathon vecchio stampo migliore di Mario Odyssey. Trovo Super Mario Bros. 2 migliore del 3. No, assolutamente no. Puoi dire, ti posso... concedere un'altra cosa, la sperimentazione di Super Mario Bros. 2, che in realtà è Doki Doki Panic, se ci riferiamo a quello e non ai The Lost Levels, è sicuramente qualcosa che non si è più riproposto all'interno della serie, e quindi ci può stare che come esperimento, che come quasi spin-off, aggiunga delle vibes che magari mancano negli altri episodi. Però Super Mario Bros. 3, cioè proprio è l'ABC del videogioco, è l'ABC del platform, è pazzesco, cioè io l'ho conosciuto poi nella All Stars su Super Nintendo, però lo puoi vedere su NSO, anche la versione NES è tuttora un gioco incredibile, quindi non sono assolutamente d'accordo, e l'idea di cambiare la versione giapponese con quella che poi era Doki Doki Panic è stata una scelta veramente senza senso. Te la rigiro così: se tu il 2 l'avessi conosciuto come Doki Doki Panic e fosse stato pubblicato in Occidente come Doki Doki Panic, ma con un altro titolo, cioè non gli avessero rimesso il reskin di Super Mario,
Riusciresti a dire una cosa del genere? Secondo me no. 60 euro per Dread sono troppi, sarà fatto bene ma dura troppo poco. Ah, non sono assolutamente d'accordo. No, 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 no. A parte che a un certo punto l'equazione soldi, tempo impiegato per finire il gioco lascia un po' il tempo che trova. O meglio, posso capire che sia un parametro di scelta, ma secondo me non è assolutamente l'unico e non è quello necessariamente corretto per valutare l'esperienza videoludica. Certo, se tu gli dai parecchia importanza, a quel punto ci sta. Però dipende anche da come ti approcci al gioco, perché i Metroidvania in realtà spingono al completismo, spingono al perfezionamento delle run, e in generale un buon Metroidvania non è mai un'opera stralongeva, è più che altro è un'opera molto rigiocabile. E in questo Dread è proprio imbattibile, tra lo vai a vedere vedendo quello che fanno gli speedrunner, delle cose pazzesche. Switch per me potrebbe durare altri 5 anni e sarei contentissimo. Abbasso la Pro. Un'opinione in realtà non controversa, ma secondo me condivisa dal 90% della fanbase di Switch, però altri 5 anni secondo me, cioè, mi auguro di no, a questo punto mi auguro non ci sia una Pro, ma una nuova console, cioè, se tengo sul mercato altri 5 anni la Switch senza presentare un nuovo hardware, veramente non so come si potrà pensare di continuare a giocare su Switch, e non parlo solo dei multipiattaforma, ma in generale a un certo punto anche le idee di game design di Nintendo hanno bisogno di uno scavallamento hardware per portare qualcosa di nuovo. Un motore fisico come quello di Breath of the Wild non sarebbe mai stato possibile sulla Wii. Quindi ben vengano le nuove console, ben vengano le nuove possibilità, anche perché immagina se adesso la gente si lamenta di Tears of the Kingdom, pensate se uscisse anche il prossimo Zelda, uscisse per questa generazione di console. Cioè, ci sarebbe tipo la rivoluzione armata. Drachman, che con The Last of Us spera di portare altri dev a pensare più alla trama che al gioco, è un criminale. Ma guarda, non sono assolutamente d'accordo. Ripeto, si ricollega un po' ai discorsi che stavamo facendo in apertura. Fortunatamente l'esperienza videoludica è ampia. Può rappresentare diverse cose. E soprattutto il videogioco, nel punto storico dove ci troviamo adesso, è una risultante di tantissime discipline artistiche, e quindi c'è spazio sia per la narrazione cinematografica, così come per il gameplay puro, così come per la narrazione astratta, così come il gioco di ruolo solo testuale. Una cosa non esclude l'altra. Il fatto che poi l'industria si standardizzi su alcuni paradigmi, quello è un altro problema, ma che poi riguarda soltanto una parte dell'industria che ai super appassionati interessa, ma anche relativamente, perché alla fine le idee più interessanti degli ultimi 10-15 anni, le esperienze più divertenti, arrivano dal panorama indie, e 10 anni fa era impensabile di avere delle idee così creative, dei titoli così compiuti da delle piccole produzioni fatte da una persona sola. Quindi in realtà non è che Drachman ha rovinato l'industria. Più che altro quello che dici te, spera di portare altri dev, cioè è smentito, perché già tutti quanti quelli che fanno produzioni AAA ormai ragionano secondo i canoni stilistici e narrativi dettati da The Last of Us. Che ti piaccia o meno, purtroppo Drachman ha vinto la sua battaglia contro di te. Beningle è meglio di Mario che Indica? L'hai detto te, non l'ho detto io, però attento perché è un parere che potrebbe metterti contro tantissimi poracci. Bowser's Fury è meglio di Odyssey. Trovo che sia l'equilibrio perfetto fra la linearità di 3D World e l'apertura di Odyssey, senza i rispettivi difetti. 3D World è troppo poco libero, Odyssey a tratti dispersivo. Change my mind. Ma guarda, sono generalmente d'accordo, però non è un gioco completo. È praticamente una demo tecnica, e in quanto tale non la puoi paragonare con due prodotti finiti che nel momento dello sviluppo incontrano tante problematiche che si presentano nel momento in cui hai il concept vincente, ma che poi lo devi far durare abbastanza per costruirci intorno un gioco intero. Sì, per me è il potenziale futuro della saga di Super Mario, e sarei felicissimo se il prossimo Super Mario adottasse la struttura di Bowser's Fury, però rimane un DLC, rimane un concept, rimane un di più che deve essere espanso, anche perché già in quelle 3 ore di gioco, non lo so, le battaglie con Bowser, con Mario Gatto sono stra ripetitive.
come le rendi funzionali in un gioco completo? Bisogna vedere. Diciamo, nel gameplay loop c'è il potenziale di creare qualcosa di nuovo e molto interessante. Però da qui a farlo diventare un gioco completo ce ne passa di acqua sotto i ponti. Immortals Phoenix Rising è meglio di Zelda Breath of the Wild? No, però è il miglior clone di Zelda Breath of the Wild. La fanbase Nintendo è il grande problema di Nintendo stessa. Comprare ogni cosa a occhi chiusi giustifica prezzi folli, architetture preistoriche e premi a volte. Lo scarso impegno, vedi online, progetti da Mario Strikers, remastered alla V3 full price, eccetera, eccetera. E guarda, sono generalmente d'accordo, però sono anche dell'idea che non si può chiudere il problema dicendo... Poi arrivando sempre alla stessa conclusione, no? Finché comprate, la colpa è vostra, perché settate i nuovi standard di domanda, cui Nintendo risponderà con prodotti sempre di qualità inferiore per tutti i problemi che hai elencato te. Secondo me il problema è più che altro questa, diciamo, disparità di posizione che c'è tra il consumatore e l'appassionato e quello che è il mercato, che molto spesso porta a queste dinamiche molto anticonsumatore, diciamo così. E l'unica soluzione che mi viene in mente è quella appunto di informare il più possibile il pubblico e non limitarsi a dire: vabbè, siete dei cretini che continuano a comprare questi prodotti scadenti. Questa è l'unica cosa che mi viene in mente. E poi certo, anch'io molto spesso mi faccio prendere all'entusiasmo e mi gaso in modo assurdo per delle cose che magari non meriterebbero tutto quell'hype, però quello fa anche parte del gioco, dal mio punto di vista. Il film live action di Super Mario aveva delle idee molto sfiziose. Peccato che poi l'hanno imbevute di droga e alcol, è uscito fuori qualcosa di assolutamente indicibile. Però una di quelle cose così indicibili che quando sei ragazzino, perché io lo vedevo, l'ho visto la prima volta negli anni 90, che ero piccolo, a me piacque tantissimo, quindi sono in parte d'accordo. Diciamo, e non è neanche un guilty pleasure, c'è il suo perché. In un metaverso con fantozzi gamer, la saga di Fire Emblem è una cagata pazzesca. Aia. Tosta, e più che altro ci sono degli episodi così fanservice, oddio, ora mi vengono sotto casa quelli gli integralisti di Fire Emblem, però non so, forse è l'estetica troppo anime che a me repelle proprio e non riesco a avvicinarmi. So che ci sono poi degli episodi molto più fanservice di altri, unito poi a un ritmo generale molto lento, molto riflessivo, ma perché quello è proprio il tipo di gioco a cui ci aggiungi appunto una narrativa che proprio non riesco più a farmi piacere. E io sarei per l'applauso di 92 minuti, quant'era, insomma. Sinceramente preferisco Diddy Kong Racing a Mario Kart, proprio per la sua modalità storia molto bella. Beh, ci sta tutta la vita. Pensa che molti preferiscono in realtà Diddy Kong Racing, ma solo perché hanno giocato a Crash Team Racing, si chiamava così il primo, che era una copia spudorata non di Mario Kart, ma la modalità storia di Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing è l'esempio di come Rare negli anni 90 stava proprio un passo avanti a tutti. Grandissimo gioco, sono d'accordo. Horizon Zero Dawn è un combat system bruttissimo. Non sono d'accordo. Secondo me il vero problema di Horizon Zero Dawn è che non ha né qualcosa di eccellente né qualcosa di veramente brutto, e vale anche per il seguito, che non dico che sono mediocri, ma sono anonimi e non riescono a coinvolgermi. Poro Michele è sopravvalutato, come darti torto? Purtroppo non posso controbattere a questa popular opinion in realtà. Ho provato a giocare a Ocarina of Time 3D, ma niente, giochi a tre dimensioni vecchi, ingiocabili per me. Ci sta, è quello che dicevo prima. Però, insomma, spero in un remake, che ti devo dire. È un po' un peccato, però io in realtà questo punto di vista lo capisco. Lo condanno, ma lo capisco. Skyward Sword è il peggior Zelda della saga, sempre dopo Zelda 2. Ragazzi, opinioni controverse. I giocatori oggi non hanno un gusto proprio, ma seguono le mode dei top streamer del caso. Oddio, non so se...
se, non lo so, forse sono un po' fuori dall'ambiente streaming, quindi potrebbe anche essere. Più che altro quello che mi dispiace è che la soglia dell'attenzione è bassissima, bassissima proprio. E quindi esce un gioco, lo divorano, si discute animosamente sul fatto che sia bello, che si meriti voti, eccetera, eccetera. E poi sparisce subito dai radar. Dispiace perché quasi sembra non ci sia tempo per godersi le cose. E la finisco qua, la chiudo qua ragazzi, con la Wii è meglio del GameCube, vista la retrocompatibilità e i giochi first party fantastici. Sono assolutamente, assolutamente in disaccordo. Bannate subito questo individuo. Tra l'altro, per la retrocompatibilità, è un discorso che vale solo per i primi modelli di Wii, perché poi perse la retrocompatibilità. Per me la lineup GameCube vince a mani basse su quella Wii. E poi soprattutto si respirava proprio un clima diverso, che era un clima di sconfitta, sì, ma anche di grande orgoglio e di voglia di sorprendere con dei prodotti proprio di valore gli appassionati che piano piano se ne stavano andando. L'atteggiamento con Wii era radicalmente diverso. Gli appassionati lunga data un po' si sentivano abbandonati. La lineup è molto figa, sì, però quella GameCube non si batte, mi dispiace. E con questo, poracci, io chiuderei il primo episodio di Opinioni Poroverse. Vi ringrazio per aver partecipato in così tanti. Spero questo video lunghissimo vi abbia intrattenuto. Ora probabilmente taglierò qualcosa. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate, e datemi anche un feedback su questo format. E vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi ringrazio soprattutto per non esservi arrabbiati più di tanto, e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic e sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pignone, Michele Controverso, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ho registrato per un'ora.